Ciao amici del bosco, le mie api ne hanno combinata un'altra e quindi ho chiamato Adelaide ad aiutarmi a risolvere anche questo problema. Ce l'abbiamo fatta, non ci credo. Spettacolo. Così, perfetto. Ok. Stagli lì, ma oddio, no, aspetta io. Dimmi. Sono vengono le mie. Sta attaccando. Ok, aspetta un attimo, eccole. Così. Piccolo riassunto della situazione. Io avevo a inizio stagione un alveare. Cosa è successo? Una marea di sciamature. Ne abbiamo contate 5 e quindi mi trovo con una situazione che non immaginavo di dover gestire. Tra l'altro ho combinato un pasticcio perché non ho messo abbastanza telaini in una, dopo una nuova sciamatura. E quindi oggi impareremo tante cose. Adelaide Valentini è super esperta di api, le conosce da prima di nascere praticamente. Quindi tu hai iniziato da bambina? Da bambina, diciamo, andavo dalle api, poi veramente iniziato, inteso a farlo anche in modo di lavoro dal 2017-2018, dopo che mi sono laureata in scienze agrarie. Quindi oggi con lei facciamo una super ispezione e risolviamo anche il problema che vi dicevo. Oddio! Dagli un po' di fumo. Ok, riusciresti a levarmi la leva dalla mano? Sì. Okay. Ok. Ce l'abbiamo fatta! Non ci credo! Spettacolo! Ok. Allora, lo vuoi tenere tu e lo taglio io? Sì. Così, perfetto. Ok. Allora, Madonna. Ma scusa, che devo un attimo capire come approcciare questa cosa. Potresti appoggiare il primo qui, qua. E io provo a tagliarlo venendo dietro di... Appoggiarlo dove hai detto? Scusa, cioè tipo, guarda. Così. Ok. Ok. Stagli lì, ma oddio, no, aspetta io. Dimmi. Sbagliate. Vengono le mie. Sta attaccando. Ok. Aspetta un attimo. Eccole. Va bene. Perfetto, va bene, vabbè, tanto loro sanno dove andare. Okay. Ora controllo la regina che non si sia persa. Perfetto. Allora, okay. Salviamo allora. La regina qui. Che impresa! E poi è più largo del telaino. Ok. Wow. Lo volevo mettere un po' più in là, più a sinistra, destra, sulla destra. Cioè verso di qua dove... Sì, brava, sì. Ah, vabbè. Cioè, già non è male, eh? Già non è male, perché... Ma aspettavo molto peggio, per cui... Ok. Che impresa. Abbiamo fatto un'operazione particolare oggi, molto delicata, tu sei stata bravissima. Io avevo fatto il pasticcio. È molta stata anche fortuna, quindi. Allora, praticamente quello che era successo con Francesca, che nel prendere uno sciame, che ve lo dico, succede anche a me quando si è molto di fretta e non ci si aspettava una sciamatura, sia i telaini che si hanno, e quindi spesso si prende uno sciame e magari non si mettono tutti i telaini all'interno dell'alveare. Se poi non ci ricordiamo già il giorno dopo, insomma nei 3 giorni, 5 giorni dopo, di andarle a mettere nuovi, quello che può succedere, specialmente se c'è una forte importazione, come è successo, che era nel periodo della fioritura dell'acacia, le api vanno a creare il favo naturale. Ora, siete stati bravi perché comunque in un senso avete fatto in modo che comunque tra lo spazio che loro avevano, tra telaino e telaino, quindi hanno creato proprio un favo naturale dritto e preciso, quindi
c'è stata una semplicità nel raccogliere questo favo naturale e maneggiarlo proprio perché era dritto, se no altrimenti loro farebbero anche forme diverse come le vogliono loro. Niente, abbiamo preso questi favi naturali e li abbiamo reinseriti nel telaino, comunque nel quadro, diciamo, di legno, per fare in modo che ora loro lo rivanno a riattaccare, diciamo, quella parte, così che poi per voi è più semplice. Per attaccare o comunque per fare in modo che il favo naturale stesse bene nel telaino abbiamo utilizzato lo spago naturale, perché comunque le api nel tempo, vedrai, magari tra un mesetto e più lo andranno a mangiucchiare, è bene che sia comunque, perché spesso si utilizzano anche gli elastici, però è bene che sia un materiale naturale. C'è posto qui dove è la regina ora. Eccola, guardala. Bimba, vieni, vai dentro tu, va? Ah dai, è riuscita a beccarla. Vai dentro, bimba, vieni qua. Brava, madonna, addirittura mi hai scelto, vieni. Vai dentro, bravissima. Ah, ma mi sembra che dalle 20 sciamature che fa si sia ripresa molto bene. Infatti sono ancora abbastanza in casa. Siete sicuri che erano tutte da lei le sciamature? Non c'avete qualche altra famiglia quanto? Un quadrante poco più di miele, anche con un po' di polline. Come vedete sono molto simili i telaini, no? Sempre un quadrante poco più di miele, sempre okay, su due o tre quadranti di covata. Biglietto. Mi dicevi quando era che avevano sciamato? La prima volta a fine marzo. Una bella regina. Adelaide, come hai trovato la situazione? Mi raccomando, sii buona con me, che sono ancora proprio alle prime armi. Ma no, devo dire che le famiglie stanno molto bene, anzi quando mi hai detto che avevano fatto 5 sciamature, che non è per niente normale, solitamente le nostre api possono sciamare fino, le nostre api intesole, l'ape europea, l'api smellifera europea, sciama fino magari a 3 volte, non mi era mai capitato di vedere 5 sciamature. Se la potresti anche restringere un po'. Allora, tendenzialmente si fa questa cosa che si tende a, ti avevo detto, no, il glomere sta al centro, però per aiutarla un po' si spinge un po' il glomere, come tipo se fosse un palloncino verso la parete, e lei, diciamo, si espande poi dall'altra parte, riesce un po' meglio a riprendere. Sì. Eccola la regina. Sta lavorando. Ma sembra come se... Cioè, ora vedo adesso qua le prime uova, come se si fosse fecondata ora. C'è del polline nero e giallo. E quando è nero, sai che fiori sono? No, bisognerebbe un attimo vedere qua intorno cosa c'è. Credo sia molto interessante. Anche quelli rosa, no? Tanti dicono, qual è il polline rosa delle api? Devi un attimo controllare che poi che fiori c'hai. Sì, qui è tutto bello pieno di covata, c'è un po' meno miele, però ci sta anche che uno sciame raccolto ci abbia meno miele, perché va subito sulla covata, naturalmente si deve riprodurre, no? Cioè deve aumentare, diciamo, le unità all'interno dell'alveare, e il miele lo utilizza anche per costruire i favi. Ecco, allora lo fa lì, praticamente sta facendo la waggle dance, fa un segno infinito, questo è il centro dell'infinito dove muove l'addome, poi ritorna indietro e rifà. Eccolo qua, e se notate lo fa sempre nella stessa inclinazione, il movimento dell'addome, perché quella linea che lei crea è insieme alla perpendicolare del telaino, crea un angolo che è lo stesso angolo che crea il sole, l'alveare, la fonte di cibo che lei gli sta dicendo a loro di, oh, è là. Per ora sì, diciamo per ora la covata è compatta, anche la nuova, naturalmente questo è un telaino sia di covata chiusa che di covata aperta, quindi riesco a vedere anche come è stata poi rilasciata la covata, diciamo, dopo, no? Perché che succede? Quella chiusa poi si apre, quindi esce l'ape adulta e poi la regina va a rifare l'uovo. C'ha 2 telaini di covata giovanissima. Okay. Se la potresti anche restringere un po'. Ecco la regina, guardala là. Tutte belle comunque. Tutte belle in salute. Da come cosa noti che la regina è in salute? Da come cammina. Sai, sono quelle percezioni che a forza di vedere regine mi affronta il mondo, la vita. E devo dire comunque, nonostante le 5 sciamature, stanno in salute, nessuna è orfana, che anche quello vuol dire la prima, diciamo, da dove sono partite tutte le sciamature. In queste situazioni ti avrei detto, ah vabbè, ormai è andata, invece no, comunque stanno bene, hanno raccolto, alcune ne hanno un po' meno naturalmente, perché sono sciamate anche in un periodo in cui stava piovendo tanto, quindi magari non sono riuscita a raccogliere molto bene, però
Sono tranquilla, ecco, perché comunque ora farà caldo e ricomincerà fra poco, fiorisce il tiglio, quindi secondo me non ci saranno problemi e stanno veramente tanto bene. Sì. Allora, merito del bosco di Ogigio. Sì, sì, cioè, sicuramente un fattore di abbondanza qui che hanno sentito, hanno intuito. Numero telaini d'api 10, covata, numero telaini covata abbiamo detto 7. Superficie covata io direi sui 3/4, la compattezza è buona, quindi direi 4. Scorte buono 4, anche sulle scorte, cioè vuol dire quanto miele c'è. La compattezza va da 1 a 5. Da 1 a 4. Una cosa importante che mi hai fatto vedere oggi è prendere appunti dopo aver fatto la propria ispezione. Una cosa secondo me importantissima, un po' per curiosità nostra, nel senso che comunque questa cosa di prendere appunti rispetto a quello che noi osserviamo ci aiuta a comprendere meglio l'animale con cui stiamo interagendo. Anche perché comunque c'è tante cose da vedere, specialmente per chi inizia. Secondo me è una cosa importantissima quella dell'osservazione, poi la chiamiamo valutazione perché diamo naturalmente dei valori a determinati tipi di parametri, ma è anche carino, io lo dico sempre, vedere come poi la famiglia cambia, l'alveare cambia, è dinamico durante la stagione, quindi vedere anche come cambia in base all'ambiente, come cambia tendenzialmente col fatto, diciamo, le primavere sono sempre dovrebbero essere sempre abbondanti di fioriture, la famiglia vedrai che quando esce dall'inverno comincia a aumentare ogni settimana che tu vai a visitare di un telaino di api, di un telaino di covata, però per esempio mi ricordo era il 2021 quando ci furono quelle tre gelate che la famiglia invece si interruppe nel diventare sempre più grande nel suo sviluppo, e io oggi se rivado a prendere quei fogli si nota da queste osservazioni che io feci. Cerchi di trovare i punti di dove unione, eccola qua, era proprio sopra. Poi per non fare in modo che si arrabbino, che cascano. Okay, in questa operazione di sistemazione telaini c'è avanzato un pezzettino di cera piena di miele. Avrai un po' di miele sulle mani, ma va bene così, sarei un po' appiccicatina. Faccio il primo miele. Miele d'acacia, è chiarissimo. Non ho fatto apposta. Guarda, sta colando. È buono, è miele di acacia appena prodotto, appena munto. Le api sono un bellissimo complemento se state portando avanti un orto, una riforestazione, avete uno spazio naturale dove tenerle, aggiungono tantissimo. Secondo me è una bellissima esperienza proprio di avvicinamento alla natura, non bisogna improvvisarsi, io un po' lo sto facendo ma sto cercando di farmi aiutare dai migliori, quindi cioè bisogna saperle gestire le api. E a questo proposito, insomma, se volete, per esempio Adelaide fa anche dei corsi o se volete anche delle consulenze. Adelaide, consigli per chi ha appena preso una famiglia o qualche famiglia o chi sta pensando di farlo? Secondo me la cosa migliore appunto è imparare a conoscere molto bene la loro biologia ed etologia, perché grazie a questo poi, per esempio, tutti i metodi che poi si sviluppano, no, dell'apicoltore, che allora quando c'è la varroa si fa in quel modo, derivano tutti comunque da una profonda conoscenza della animale, e quindi secondo me è molto importante conoscerlo in quel modo e non solo come insetto produttivo, se no poi andiamo completamente in un'altra direzione che spero che chi ci sta guardando non è quella direzione che vuole prendere. Adelaide, grazie a voi che avete visto il video, vi lasciamo i suoi contatti qua sotto, lei fa consulenze su apicoltura e anche su agricoltura rigenerativa, lasciateci i vostri commenti, come va con le vostre api, ci vediamo al prossimo, ciao! Ciao!